Sardegna, in un passato neppure troppo remoto, era ricoperta di boschi e foreste, a giudicare da quanto hanno scritto i primi appassionati osservatori e estimatori dell'isola. Tuttavia, chi attraversa oggi la regione può incontrare a volte paesaggi brulli e aspri, oppure può osservare all'orizzonte monti dai riflessi argentei per il calcare di cui sono costituiti. Naturalmente macchie e aree verdi esistono tuttora, ma in misura inferiore a quella registrata e descritta dai naturalisti del passato. Le cause di questa trasformazione ambientale sono abbastanza varie e complesse. Gran parte della Sardegna è caratterizzata da una particolare scarsità di acqua e ciò ha contribuito alla formazione di zone prive di vegetazione. Le sue condizioni climatiche generali, soprattutto sui rilievi montani dell'interno, non sempre sono favorevoli a un intenso sviluppo delle piante, con venti persistenti e con una forte escursione termica, cioè con una notevole differenza tra le temperature del giorno e quelle della notte. Infine, tra le maggiori cause di trasformazione ambientale, va segnalata la cosiddetta azione antropica, cioè dovuta alla presenza dell'uomo che, in modo non sempre accorto, ha modificato profondamente le condizioni originarie delle zone in cui si è stabilito. Egli è intervenuto spesso sull'ambiente cercando di ottenere migliori condizioni di vita e di lavoro. Ad esempio, ha tagliato in ampie zone alberi e altre piante per l'agricoltura e la pastorizia. E gli animali al pascolo, nutrendosi a volte proprio delle gemme delle piante più giovani, aumentano le difficoltà di riproduzione della vegetazione. La notevole quantità di legname esistente fino a un paio di secoli fa ha spinto poi molti ad usarla per produrre carbone o nella costruzione delle linee ferroviarie o per le intelaiature delle numerose miniere esistenti nella regione. L'uomo ha spianato colline e monti, ha aperto strade, ha deviato il corso di fiumi e torrenti, restringendo sempre più le superfici boschive a vantaggio di spazi abitativi e produttivi. Ha fatto tutto ciò nel tentativo di vivere meglio, ma soprattutto pensando che le risorse naturali a sua disposizione fossero inesauribili e continuamente rinnovabili. Ha dovuto constatare invece che non sempre era così, e interventi massicci e ripetuti possono provocare gravi conseguenze nella sua stessa vita, che infatti fa parte di un sistema ambientale abbastanza delicato, detto ecosistema. Ogni elemento di questo sistema è legato a tutti gli altri: acqua, aria, terra, animali e piante, e modificandone uno anche l'equilibrio degli altri può venire sconvolto. Così, negli anni più recenti, si è andata formando una nuova consapevolezza dei complessi rapporti esistenti tra l'uomo e l'ambiente in cui vive, e si va anche diffondendo una diversa attenzione nei confronti del mondo naturale, man mano che avanzano studi e ricerche di carattere ambientale, o come si dice oggi, ecologico. Se era sempre stata evidente per tutti l'importanza di alberi e piante perché con bacche e frutti nutrivano uomini e animali, si è constatato poi che la loro presenza è utile anche in molti altri modi. Ad esempio, conservano la coesione del terreno contro la violenza degli agenti atmosferici, assorbono umidità e la restituiscono all'ambiente mantenendolo fresco e fertile. Dal terreno assorbono anche i residui organici di animali e di vegetali morti, trasformandoli in elementi nutritivi per gli erbivori che a loro volta costituiscono alimento per le specie carnivore. Città e paesi poi, con le loro attività, con le loro industrie e fabbriche, con le automobili e i consumi domestici, producono quel pericoloso fenomeno che viene chiamato inquinamento. Ebbene, l'insieme della vegetazione
possiede la preziosa capacità di assorbire anidride carbonica e produrre ossigeno, purificando l'aria che respiriamo. È per tutti questi motivi che è così importante conservare e salvaguardare boschi e foreste, laddove ce ne sono, e cercare di crearne dove non ne esistono. Gli stati moderni e le attuali organizzazioni politiche e amministrative si sono fatti carico di quest'opera di tutela e di rinnovamento del patrimonio boschivo, istituendo le cosiddette foreste demaniali, il cui nome indica un bene che non può essere venduto o comprato, poiché appartiene all'intera collettività e nel suo interesse va curato e conservato. Le foreste demaniali, inizialmente statali, sono in seguito passate alle amministrazioni regionali e dal 1957 in Sardegna sono state affidate all'azienda per le foreste demaniali con i seguenti compiti: gestire il patrimonio agrosilvopastorale, migliorandolo, ampliandolo e difendendolo in particolare contro il pericolo degli incendi; studiare i problemi di carattere boschivo e montano anche ai fini di una maggiore tutela e protezione dei suoli; garantire assistenza tecnica e amministrativa ai privati e agli enti che operano nello stesso settore; favorire le attività turistiche e ricreative nei terreni gestiti; amministrare i parchi nazionali e regionali che potranno essere realizzati nell'isola. L'azienda svolge tali compiti attraverso propri uffici e con proprio personale, avvalendosi per la vigilanza del Corpo Forestale Regionale. Questo personale è addetto alla coltivazione delle varie specie vegetali, ma anche al rimboschimento dei terreni. Cura e realizza inoltre le opere e le infrastrutture necessarie, quali strade, acquedotti, fabbricati, vivai, recinzioni e viali tagliafuoco. Grazie all'attività dell'azienda e sulla base delle leggi regionali, nell'arco di un trentennio la superficie territoriale amministrata è stata quasi triplicata e raggiunge attualmente circa 75.000 ettari, ripartiti tra le quattro province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari. L'azienda si occupa poi di attività collaterali, ma non meno importanti, come ad esempio di apicoltura nelle zone idonee, dell'estrazione del sughero curandone anche la vendita attraverso aste pubbliche, di coltivazione di particolari piante usabili a scopo alimentare e medicinale, di segherie e falegnamerie per la lavorazione dei prodotti legnosi. Cura infine l'aspetto turistico e ricreativo delle foreste, predisponendo apposite aree per picnic, campeggi e itinerari per escursioni. Osserviamo ora più da vicino alcuni tra i più rappresentativi complessi forestali amministrati dall'azienda. La foresta dei Sette Fratelli è la più prossima al capoluogo. Comprende un corpo centrale e quattro staccati, ubicati a una distanza di circa 10 chilometri. Alcuni fanno derivare il suo curioso nome dalle sette cime, i cui profili si scorgono all'orizzonte guardando da Cagliari verso Levante. Altri lo attribuiscono alla presenza di un antico convento, in base al doppio significato che il nome ha in sardo, frati e fratelli. La vegetazione della zona è stata condizionata da un'intensa azione antropica subita nel secolo scorso
e la struttura originaria della foresta, formata da fustaie di leccio, è ora profondamente modificata per fisionomia e composizione. Tra l'altro, da circa 30 anni è stato sospeso ogni prelievo di legname, salvo interventi nel sottobosco e quelli necessari a prevenire il propagarsi di incendi estivi, prelievo che era stato usuale in passato per legna da ardere, per scorza per la concia delle pelli e per carbone vegetale. Varia e numerosa è la fauna, tra cui un particolare rilievo ha il cervo sardo, specie caratteristica della Sardegna e della Corsica. Al cervo è stato dedicato nella casermetta forestale una sorta di museo in cui sono raccolte pelli, corna, mappe di itinerari e abitudini dell'animale, ma anche lacci, trappole e documentazioni della funesta attività di bracconaggio di cui il cervo è stato ed è tuttora oggetto. Dei numerosi branchi che in passato popolavano la Sardegna, rimangono attualmente alcune centinaia di capi e la stessa Corsica ha chiesto e ottenuto recentemente dalla regione sarda alcune coppie di cervi per tentare il ripopolamento della specie ormai praticamente estinta nell'isola francese. Daini e cervi vivono numerosi anche negli oltre 20.000 ettari della foresta situata tra i comuni di Pula, San Rocco, Villa San Pietro e Domus de Maria. Alla parte bassa del complesso Piscina Manna si accede abbastanza facilmente e aree per picnic e per campeggio sono state predisposte nella zona dove accanto a giovani rimboschimenti e pinete è possibile osservare lussureggianti boschi di leccio e macchie di tipo mediterraneo. Alla parte superiore del complesso, Iscannoneris, si giunge attraverso una tortuosa strada sterrata, la cui difficoltà è però premiata dai suggestivi panorami che possono essere ammirati dai punti più alti. Recinti di protezione e di ripopolamento faunistico fanno parte integrante dei compiti affidati all'azienda che anche nella foresta di Montarbu, una delle più belle foreste montane dell'intera area del Mediterraneo nella provincia di Nuoro, cura un'ampia zona in cui vivono daini, mufloni e cinghiali. Montarbu, che ha un'estensione di circa 2.800 ettari, vivono anche molte specie di volatili difficilmente osservabili altrove, come l'aquila, la poiana, il corvo imperiale e il velocissimo gheppio. Salendo dalle quote inferiori alle superiori, la vegetazione è rappresentata dalla macchia bassa, costituita da cisti, lavandula ed elicriso. Dalla macchia alta, formata da lentisco, terebinto, eriche, corbezzolo, fillirea, ginepro e biancospino. Dalla foresta di leccio, in genere molto densa e talvolta mista a carpino nero, con rara presenza di tasso ed agrifoglio. Dalla gariga montana, limitata alla zona delle vette, costituita da arbusti prostrati e spesso profumati, come il timo, il teucrio, la santolina, l'elicriso ed il ginepro nano. Molto interessante dal punto di vista scientifico è la notevole presenza di endemismi sardi o sardocorsi, cioè di specie che vegetano esclusivamente in tali regioni. Lungo i torrenti,
La vegetazione è rappresentata prevalentemente da ontani, salici e talvolta oleandri. D'inverno abbondanti nevicate ricoprono alture e sentieri, rendendo quasi inaccessibile la zona, il cui silenzio è interrotto solo dal vento e da qualche gregge al pascolo. Poi lentamente la neve inizia a sciogliersi, formando torrenti che scendono velocemente a valle. La natura riprende i suoi ritmi consueti e animali e piante si risvegliano al giungere della primavera. Al confine tra la provincia di Nuoro e di Sassari si estende la foresta del Goceano, che comprende tre sezioni, Fiorentini, Monte Pisanu e Anela, per complessivi 4.400 ettari. Il complesso Fiorentini giace in parte su un altopiano di oltre 1.000 metri ed è stato praticamente ricostituito dopo che gli incendi del 1880 e quello più recente del 1945 avevano interamente distrutto l'ambiente, riducendolo in cenere. Attualmente vi sono in prevalenza sugherete e lecete, ma sono anche presenti roverelle, a volte in boschi misti. Nella foresta di Anela sono stati introdotti anche abeti, esemplari di pino laricio, faggi e castagni. In prossimità della casermetta esiste un laghetto artificiale che rende più suggestivo l'ambiente per chi vi giunge in escursione. In realtà il laghetto costituisce soprattutto una riserva d'acqua da prelevare in caso di incendio, eventualità niente affatto remota nella zona. Incendi, erosioni, bracconaggio, piogge acide, inquinamento dell'atmosfera e del terreno sono i principali nemici dei boschi sardi e contro questi pericoli l'azienda per le foreste demaniali lavora e agisce, attivando aree di rimboschimento, coltivando e sperimentando nuove e diverse essenze vegetali che possano adattarsi alle condizioni climatiche delle zone amministrate. È un compito che gli addetti all'azienda svolgono con professionalità e con passione. Essi, oltre alle attività già citate, percorrono con gli automezzi a loro disposizione o a piedi le strade e i sentieri che attraversano le foreste per accertarsi che nessun pericolo minacci la flora e la fauna. Accompagnano e guidano gitanti e intere scolaresche che giungono in escursione nelle zone demaniali, cercando di suscitare in loro una maggiore sensibilità e una maggiore coscienza civica nei confronti dei boschi e della natura, da cui traggono alimento le radici della nostra stessa vita.